stato un periodo in cui le nostre strade erano delle semplici mulattiere e le persone si spostavano su asinelli carichi di materie prime. Qualche anno più tardi giunsero i primi autobus, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Le persone attonite guardavano questi veicoli quasi fossero surreali. Iniziarono pian piano a spostarsi su queste carrozze con ruote di gomma. Alla guida persone umili, futuri amanti di un mestiere ormai scomparso. Passarono giorni, anni, decenni, mentre le persone trascorrevano parte della propria vita a bordo della famosa corriera, per tutti noi oggi denominato autobus, per raggiungere amici, parenti e perché no, per andar via verso il primo porto, alla ricerca del sogno americano. Ove non vi era la presenza di una stazione, soprattutto nelle aree disagiate del Cilento, la corriera era l'unico modo per spostarsi da una frazione all'altra, da un comune all'altro, compiendo a volte, anzi il più delle volte, un viaggio lungo ore su tornanti danteschi. Varie epoche si sono susseguite, varie vicende si sono evolute ed hanno accompagnato indissolubilmente la nostra vita. Qualsiasi fosse la ratio dello spostamento, emigrazione, istruzione o sanitario, l'autobus era sempre lì ad aspettarci. Poi ad un tratto tutto si ferma. La lotta contro il Covid-19, mentre si intensifica la ricerca di un vaccino, l'Italia, lo ricordiamo, è al terzo posto nel mondo per numero dei contagiati che sono raddoppiati in un solo giorno. Dal 1927 non abbiamo trasportato semplici persone, abbiamo trasportato emozioni, puzzle di un unico romanzo che è la nostra vita. Abbiamo ancora tanta strada da fare insieme.